Benvenuti ad Antropos, gentili telespettatori e telespettatrici. Torniamo oggi a parlare di un tema eh, che purtroppo è sempre di grande attualità. Parliamo quindi del Covid, delle sue varianti, di che cosa ci dobbiamo aspettare per la prossima estate in termini di misure di sicurezza, ma ne parliamo soprattutto alla luce del fatto che dal 31 marzo di quest'anno si è concluso lo stato di emergenza. Ma concludere lo stato di emergenza vuol dire che siamo fuori dal Covid? Certamente no, come ci diranno eh, l'ospite che è ci è venuto a trovare oggi, che è il professor Di Perri, che ringrazio per essere tornato a trovarci, il professor Di Perri che è l'ordinario di malattie infettive dell'Università di Torino e che lavora presso l'ospedale Amedeo di Savoia, di cui ne parleremo anche un po'. Eh, adesso vediamo brevemente la scheda fatta per noi dalla redazione di Ecografi, poi torniamo qui in studio col professore e iniziamo la nostra intervista sul Covid. Tende a salire l'incidenza dei casi da Covid-19 anche questa settimana. L'indice Rt sale infatti a 1,24, mai stato così alto dalla fine di dicembre. Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica è in lieve aumento, mentre in leggera diminuzione o stazionario quello delle terapie intensive. Ebbene, continuare a mantenere comportamenti prudenti e completare il ciclo vaccinale con la dose di richiamo. Con il decreto legge del 24 marzo 2022 si è infatti concluso lo stato di emergenza il 31 marzo, ma la variante Omicron 2 continua a preoccupare perché sembra galoppare. Molte critiche si sono sollevate sull'uso dei tamponi rapidi a domicilio che non permetterebbero una stima esatta dei contagiati. In buona sostanza si dovrebbe ricorrere solo a tamponi molecolari nel caso di soggetti a rischio o sintomatici. Pare poi ormai decisa anche la quarta dose vaccinale per gli over 50, oltre che per i soggetti fragili, ma anche per le persone a contatto con i soggetti fragili, come caregiver e badanti, anche se non si è ancora deciso con quale vaccino questa quarta dose sarà effettuata. E poi interessante conoscere a che punto siano le nuove terapie contro il Covid-19. Allora, dicevamo che con il decreto eh, che è stato adesso promulgato il 24 marzo 2022, si è conclusa di fatto il 31 marzo lo stato di emergenza. Questo cosa vuol dire? Noi tanto ci diamo del tu. Certo, certo. Liberi tutti? Ma insomma, certo, c'è un'evidente asimmetria fra i numeri quotidiani e il fatto che si riducono le restrizioni, però è anche vero che a parità di numeri oggi si ricovera 10 volte di meno, si muore 10 volte di meno con gli stessi numeri, quindi evidentemente grazie alle vaccinazioni, grazie anche a una enorme immunizzazione spontanea che è avvenuta con l'ultima ondata Omicron, abbiamo una popolazione largamente protetta quindi questo, è, questo va detto, insomma, le conseguenze oggi di un'infezione da Sars-CoV-2 sono 10 volte inferiori come impatto diciamo, di richiesta assistenziale rispetto a quelle che sono state le, insomma, le prime ondate la realtà fino al novembre-dicembre scorso, questo, questo va detto. Detto questo sì. però, il discorso qual è il nostro punto d'arrivo? È di rendere il Covid ammortizzabile con le nostre risorse standard, cioè ricoverato dove deve essere ricoverato, malattie infettive, pneumologia, però senza sovraccaricare, senza sacrificare soprattutto altri reparti. Senza sacrificare tutta la prevenzione oncologica, pensiamo, non so, prostata, colon, il PAP test, le mammografie, tutte queste cose che sono andate in ritardo e che stanno presentando già il loro conto adesso. Quindi, questo punto d'arrivo non è stato ancora raggiunto. Gli ospedali sono ancora in una certa sofferenza, ancora alcuni reparti sono sacrificati. Per cui, speriamo che nel volgere delle cose eh, si possa arrivare a un equilibrio accettabile. Ecco. A proposito di questo mi fermerei un attimo proprio su questo concetto perché eh, è un dato di fatto che eh, la prenotazione di molte visite eh, non solo importantissimi come tu dicevi le visite oncologiche, cardiologiche, eh, pneumologiche sono in grande ritardo. Gli interventi chirurgici ne parlavo anche qui col dottor Piana del CTO oncologia, anche lì dice noi riusciamo per via della specializzazione a essere abbastanza puntuali sugli interventi, ma certo che tutti i controlli, la prevenzione stanno, hanno avuto dei ritardi. Quindi il Covid, in qualche modo, nella sua drammaticità, ha fatto emergere un sistema sanitario fortemente in crisi, che va ripensato. Non c'è dubbio. Noi eravamo in affanno prima del Covid, non dimentichiamoci. Certo. Venivamo da. Almeno 15 anni di destrutturazione continua del sistema sanitario nazionale, che purtroppo ha sempre più scrivanie e sempre meno operatori che lavorano sull'assistenza. Noi già ci ricordiamo che tipicamente ogni inverno avevamo le nostre giornate di affollamento con barelle in pronto soccorso. E si, diciamo, si, si propalava questa ipotesi del fatto che bisognerà curare meno in ospedale, più a casa, eccetera. Non dimentichiamoci che il nostro paese ha un'attesa di vita di 83 anni e mezzo, è il quinto paese per durata della vita al mondo, abbiamo molti anziani. Eh, ahimè, gli anni in più di vita che abbiamo ottenuto nel dopoguerra non sono fra i 20 e i 30, ma fra sì. i 75 e gli 85. Questo, questo dobbiamo dirlo perché è chiaro che è in questa fascia se soprattutto ci si ammala e si ha bisogno dell'assistenza, questo non c'è dubbio. Infatti uno dei grandi temi emersi è anche quello della eh, disponibilità di posti letto che poi forse tu potrai dirci eh, è stato fortemente ridotto pensando appunto che eh, ne bastassero molti di meno, ma poi eh, anche tutto quello che è la terapia domiciliare eh, ha dei grossi problemi. Io cito un esempio che è nel mio settore: la fisioterapia a domicilio non esiste, c'era qualche anno fa, ma oggi come oggi, la fisioterapia a domicilio, tranne qualche raro caso di inconvenzione con strutture private, il fisioterapista te lo devi pagare e certo. ci sono molte cose che si fanno a domicilio. Per cui è emersa, credo, eh, carenza di posti letto e carenza di assistenza domiciliare. Sì, non c'è dubbio, è, è un sistema che in questo senso, io sono, quando arrivai in Piemonte nel 99 c'erano per dire 296 letti di malattie infettive, oggi sono circa 160. E ogni specialista può dire la stessa cosa, più o meno, questo non c'è dubbio. C'è anche da dire che sta venendo un po' meno quel patto di civiltà che vede per esempio una laurea in medicina in Italia pagata nella misura del 92% dalle tasse di 18 famiglie per 6 anni, quindi questa è una bellissima cosa del diritto certo, allo studio, certo. che però poi il laureato si trova in condizioni di dover andare in Svizzera o in, in Inghilterra certo. dove viene pagato molto di più, paesi che non hanno speso una lira per formarlo. Quindi mh, bisogna che a livello anche proprio di, medici, di assistenza in ospedale, si rientri in un mercato del lavoro che sia appetibile. Bisogna ricreare attrattiva perché altrimenti i nostri migliori medici se ne andranno tutti. A lavorare all'estero, sì. è chiaro. Torniamo al Covid, è il nostro ospite che ormai da due anni e mezzo a questa parte ci sta tenendo tutti molto preoccupati. Allora abbiamo conosciuto il Covid, Alfa, Delta... Omicron, Omicron 2, adesso c'è una variante di Omicron 2, quindi e si dice, ma ce lo chiarirai, chiarirai tu: è meno aggressivo nel senso come patogenicità, però è più infettivo, infetta sì. di più. È proprio così? E come ci possiamo difendere a questo punto? Sì, è vero, c'è stato un balzello di varianti, soprattutto selezionate dalla maggiore contagiosità sequenziale, progressiva che abbiamo visto. Già la variante che dette luogo alla prima e seconda ondata in Italia non era più quella di Juan, eh. era già modificata. Poi abbiamo avuto l'Alfa, poi la Delta e adesso la Omicron. La Omicron ha delle subvarianti che ancora si naviga un po' a vista, le cui proprietà non sono del tutto note. Sicuramente la Omicron è meno capace di generare malattia. Questo sì, e l'abbiamo visto, cioè i numeri parlano molto chiaro. È vero che ha trovato un paese largamente immunizzato, però è anche vero che quando si va proprio a verificare la, la percentuale di rischio di ricovero nei soggetti non vaccinati è minore rispetto a quello che verificavamo in precedenza è difficile da un punto di vista evoluzionistico pensare che una variante riacquisti virulenza, quindi questo dovrebbe almeno può avere delle piccole oscillazioni, però insomma, da questo punto di vista possiamo sperare che la virulenza non aumenti più. La contagiosità è elevatissima e stiamo pian pianino, spero andando verso un punto di equilibrio in cui a un certo punto sì, sarà e rimarrà con noi perché così contagiosa certamente non la faremo fuori, però determinerà così eh, diciamo, scarse conseguenze sul piano proprio individuale e collettivo che a un certo punto potremo sopportarla. Credo sia la storia di molti virus che eh, si sono affacciati in paesi dove non c'erano, nella storia dell'umanità ve ne sono tracce del secolo scorso, qualcosa, la stessa spagnola, ma se vogliamo ci fu un'epidemia probabilmente da coronavirus in Russia nel 1889 che fece le sue vittime e quello stesso virus oggi circola fra di noi dando... Il 15% del raffreddore banale, non, non di più. Quindi, evidentemente è possibile questo, ci vogliono degli anni. Siamo in una certa fase, ma non, il, il ciclo non si è ancora concluso. Questo no, ci vorrà un rinnovo di protezione vaccinale, verosimilmente. Eh, vedremo se sarà il vaccino che abbiamo utilizzato fino adesso esatto. o qualcosa di aggiornato, aggiornato in funzione delle varianti. Vedremo se ci eh, sono, sono studi promettenti su vaccini che puntano diciamo, a delle parti del virus che variano di meno. Questo potrebbe dare magari una, una, una protezione più, più lunga e meno soggetta al cambiamento diciamo, della variante. Vedremo, insomma, c'è un grosso cantiere a livello della ricerca su, su, su diverse direzioni. Nelle novità eh, legate a eh, questo decreto e eh, quindi al... Eh, fine dello stato di emergenza, eh, il Comitato Tecnico Scientifico Ministeriale è stato risolto, sono rimasti soltanto due esperti, il professor Locatelli no? e, eh, e anche il, il direttore del, dell'Agenzia eh, del Farmaco, che come consiglieri del eh, ministro e del, soprattutto del, del, del presidente del consiglio Draghi. Ecco. E, a, a, a seguire anche le strutture che si erano create a livello regionale, il DIRMAE qui da noi, dovrebbero venire semplificate. Ecco, questo eh, potrebbe, a tuo giudizio, creare un, una nuova disorganizzazione perché si stanno chiudendo molti centri vaccinali, molti centri per i tamponi, è diminuito le, le zone della città dove si può andare. Questa eh, diciamo, risoluzione, semplificazione del sistema, Potrebbe crearci qualche problema? Era meglio mantenerla ancora per un po' di tempo? Ma il sistema si è sempre mosso un po' a fisarmonica, aprendo e chiudendo strutture in funzione di quello che, che era necessario. Io credo che quello che abbiamo fatto e facciamo ancora, o abbiamo fatto fino a pochi mesi fa, potrà essere rifatto in autunno. Nel senso che del vaccino ci sarà di nuovo bisogno. Sì, questo sì. Uh, da un punto di vista generale, eh, siamo ancora nella scia di una, eh, diciamo, di una catastrofe, perché di questo, per cui non credo che ci troverebbe impreparati una nuova recrudescenza con eh, parametri diversi che magari ci va a sorprendere. Ecco. Per cui credo che in questo momento una semplificazione sia opportuna, però sono risorse reclutabili in breve tempo di nuovo. questo sì. Data l'esperienza sì. fatta è abbastanza Secondo. rapido sì. rimettere in piedi la struttura. Certo. Ecco. Il, la tragedia fu la prima ondata. Certo. Non avevamo idea esattamente di cosa fosse, di quello che avrebbe potuto dare. Però io ricordo che sì. nei, ai tempi della prima ondata, quando anch'io mi sono preso il Covid, ehm, che eh, già allora si, si facevano delle richieste in termini di eh, diverse strutture all'interno del tuo ospedale. No? Eh, per delle carenze oggettive che c'erano, no? le, le camere a pressione negativa, eh, una, una letti di terapia subintensiva, ecco, tutte queste cose sono state risolte. Devo dire che durante questi due anni per la prima volta c'è stata una persona che ha fatto gli interessi dell'ospedale Medio di Savoia ed è il dottor Carlo Picco. Ci ha messo l'aria condizionata, ha creato 12 postazioni di. che adesso è il coordinatore, non mi pare sì, di sì, tutto. Sì, sì. Eh, sì. E, eh, è stata una persona molto sensibile, proprio da questo punto di vista. Io non posso che continuare a ringraziarlo. Perché, insomma, io arrivai nel 99, c'era la Medeo di Savoia, come, come lo vedete adesso, c'erano 100 miliardi di vecchie lire della legge 135 sugli interventi speciali dell'AIDS, legge del 1990, mm. che finirono. Nei rivoli di un assessorato intorno al 2015, finirono, credo, in un parco fluviale nel Canavese, insomma, più o meno andò così. Per cui eh, devo dire che chi si è trovato a gestire in questi due anni il problema ha ereditato questa scelleratezza e il fatto che una struttura, l'unica in Torino e Provincia, di malattie infettive non fosse sostenuta, nonostante avesse addirittura ricevuto i fondi dal Ministero. Quindi questo, devo dire, il dottor Carlo Pico ha voltato completamente pagina, adesso stiamo ristrutturando laboratori, ah. abbiamo 12 unità di subintensiva in reparto, cioè siamo attrezzati in maniera molto diversa. C'è cioè un clima molto meno disfattista rispetto a un tempo. Ricordiamoci che formalmente ci avevano chiuso. Eh certo. qualche, non molti anni fa, fra l'altro. Addirittura ehm. si parlava di un trasferimento no? delle malattie sì. alle molinette sì, ecco. alla, alla città della città salute della e della scienza. E sì. non mi sembra di aver visto ancora il cantiere, ecco. per cui insomma siamo di cosa stiamo parlando nel 2022. Insomma, ecco. È una parentesi, però so che tu sei un esperto anche di Ebola perché l'hai studiato parecchio e soprattutto del continente africano, no? sì. quindi e anche l'AIDS è un po', adesso se ne parla come se... Forse certo. una cosa che ecco, io volevo uh, fare una, un tentativo di, di paragonare in qualche modo il fatto che mi pare di capire che nel continente africano non è così presente l'infezione da, da Covid. È dovuto al fatto che non si fanno le, 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 i tamponi, oppure mm. proprio una un qualche cosa diverso dal punto di vista genetico? No, ma se ne è parlato molto, perché soprattutto la, la questione <ride> della disponibilità dei vaccini per tutto il mondo. Nell'interesse collettivo. No? In realtà va detto questo: che abbiamo visto come il covid colpisce soprattutto dopo i 60 anni, non sono molti i paesi africani che hanno eh. esatto un'attesa di vita superiore ai 60 anni. Diciamo, non so, noi lavoriamo in questo momento in Uganda: l'Uganda ha il 2% della popolazione che è al di sopra dei 60 anni. Quindi è chiaro che lì l'impatto è stato molto inferiore, considerando anche che un adulto in Africa è un, diciamo, il prodotto di una selezione feroce che parte fin dall'età neonatale con la malaria, la malnutrizione, le guerre che poi sono sempre presenti nel continente africano, quindi diciamo, è già un, un, un adulto piuttosto robusto da questo punto di vista. Quindi in certe realtà urbane sicuramente il problema si pone anche in Africa, però in generale ha un impatto molto meno oh, importante rispetto a quello che diciamo normalmente affligge l'Africa. Certo, quindi c'è una sorta di selezione naturale fortissima. Sì, sì. E a proposito di questo, cioè della ridistribuzione dei vaccini nei paesi poveri, mi pare di aver sentito che insomma, non si fa, non si sono raggiunti quei, eh, quei, quei numeri che erano auspicati anche a livello di Unione Europea. Le cose adesso stanno andando meglio, si sta vaccinando di più o siamo sempre un po' scarsissimi? Ecco? Ma diciamo che qualcosa in più viene fatto anche nei paesi diciamo a medio-basso reddito in questa fase. Però il problema è, non è appunto percepito come da noi per ovvi motivi. cioè sì. Noi abbiamo una società molto più vecchia. Di, di... Cioè, e perché questa riacutizzazione in Cina, adesso vedevo che hanno messo di uno lockdown? Come mai? Ma eh, l'impressione, dunque, innanzitutto hanno, eh, per esempio, Singapore oppure Hong Kong hanno dei tassi di vaccinazione piuttosto bassi, soprattutto nell'età eh, anziana. Il, diciamo anche che hanno, fatto, hanno attuato il più feroce dei lockdown fin dall'inizio e questo ha determinato una minore circolazione del virus. Per cui quella che è l'immunizzazione spontanea che da noi ha. È stata veramente enorme in questi ultimi tre mesi. Lì non, aveva, non ha avuto ancora luogo, per cui sta, diciamo, sta dettando le sue regole, purtroppo, anche di nuovo. E quindi è un, diciamo, una geografia piuttosto sbilanciata: abbiamo dei focolai ancora molto, molto, importanti. E la Cina si è appunto riaccesa in questo senso. Si è riaccesa. Ecco, tra le cose previste dal decreto-legge ci sarà gradualmente di abbandonare l'uso della mascherina anche nei luoghi chiusi. Io ricordo già in una precedente puntata come tu facessi, eh, sottolineassi quanto è diverso il rischio di contagiarsi tra l'ambiente esterno, quindi sì, l'estate eh, e gli ambienti chiusi. Quindi questa mh, liberalizzazione che dovrebbe avvenire entro diciamo, i primi di maggio eh, ecco, potrà a tuo giudizio creare di nuovo un picco di infezioni e compromettere in qualche modo l'estate? No, l'estate non credo, direi di no perché in questo momento la capacità di offendere di questo virus rimane abbastanza ridotta e per ottenere diciamo, un aumento di pressione ospedaliera ci vogliono moltissimi casi. Però non bisogna abbassare la guardia, cosa voglio dire io? Certe restrizioni sono costate grossissimi sacrifici economici, comportamentali, eccetera. Pensiamo solo alla scuola. Oggi credo che alcune di queste norme possiamo mantenerle a prescindere dalla legge. Cioè io credo se vado in un negozio, sto 10 minuti, un quarto d'ora, me la posso tenere la mascherina. Certo. Cioè una FFP2, perché il virus esce dalla, dai soggetti con infezione, soprattutto parlando, respirando. Le particelle più piccole, invisibili, che galleggiano in aria... Per minuti, talvolta per ore. E se siamo in un ambiente chiuso, dopo un po' si satura e la respiriamo tutti questa particella, prima o poi. Quindi eh, al chiuso il pericolo rimane e rimarrà. Il giorno in cui questo virus potrà essere classificato come un virus banale, come gli altri che sopportiamo ogni inverno, beh a quel punto le cose si potranno normalizzare. In questo momento ecco. è un sacrificio che mh, credo possiamo ancora fare. E tu hai sottolineato. L'FP2 sì, sì. non stiamo parlando della mascherina chirurgica. Questa è una di quelle cose che potevano essere un po' anticipate. Nel senso che capisco la prima ondata non c'erano mascherine, per cui lì non dovevamo dare messaggi allarmanti. Però a partire già dalla seconda, l'uso della FP2, diciamo, sui trasporti, su, sì. nelle attività che ci vedevano vicini l'uno all'altro, beh, insomma, questa bisognava si poteva anticipare, questa è una delle cose poche, devo dire, che, che personalmente, retrospettivamente, tenderei a correggere. A correggere. Sì. E poi c'è il Green Pass, sì. il Green Pass che adesso è il super Green Pass, il Green Pass rafforzato, che non servirà più, basterà il Green Pass base. È una domanda un po' provocatoria, allora è tutti quelli che non si sono vaccinati, che si sono presi poi il Covid, adesso hanno il Green Pass base, in qualche modo... C'è un po' di sfottò, no? Cioè alla fine sembra abbiamo avuto ragione noi. Ma io dicono, sono eh. contento di essermi vaccinato. Cioè non è che sì, sì, si è vaccinato l'ho fatto per forza. Insomma, sì. questo mi darà una memoria che è sollecitabile con la quarta vaccinazione o dovessi infettarmi con molti meno rischi, questo non c'è dubbio. Per cui è chiaro che se poi uno si è infettato e ha fatto come l'80% delle persone un'infezione asintomatica gli rimarrà comunque una protezione immunitaria valida perché l'infezione spontanea è almeno pari al vaccino come ah protezione, beh, per cui sfottò o non sfottò, insomma, le, alla fine le chiacchiere stanno a zero, se cioè certo. la situazione è questa possiamo circolare di più, le conseguenze sono molto più basse, però ecco, soprattutto soggetti in età e con condizioni a rischio, il consiglio è di mantenere quel minimo di prudenza che... È, ha caratterizzato il nostro comportamento negli ultimi due anni. E questa polemica un po' stucchevole tra Bassetti e Crisanti che dicono che l'FP2 non protegge dal, dal virus? Ma certamente non esiste una schermatura al 100%, però ben indossata una FFP2 riduce moltissimo il rischio. Ecco. Poi la Omicron è molto più contagiosa delle altre, eh, per cui probabilmente riesce a passare questo filtro qualche volta in più rispetto a quello che avevamo visto in passato. Però... Tutta la letteratura scientifica che si è occupata del problema dà un'evidenza un schiacciante de, del fatto che l'FP2 in, in genere riduce moltissimo il rischio di infezione. E non si usano più le, le, le FP2 con la valvolina? Ho visto. No, quelle fin dall'inizio, perché eh. in realtà poi se, se la indossa un soggetto che ha già l'infezione, in realtà poi sputa il virus fuori. Per cui nella misura in cui la mascherina protegge noi stessi, ma protegge anche gli altri dal fatto che noi la indossiamo, beh, con la valvolina un po' meno. Ecco, questo certo è perché forse eh. respiri meglio, sì, ma. Eh beh, sì. Va bene, termina qui la prima parte di, di Anthropos con il professore Di Perri, stiamo parlando del Covid, delle ultime novità, del decreto che ha fatto concludere lo stato di emergenza, ci rivediamo qui in studio fra pochi istanti, linea alla regia.